mattino, la festa dell'amore, quel giorno speciale dell'anno in cui tutti i partner si svegliano e iniziano a correre per comprare un regalo all'ultimo minuto alla propria controparte. Magari un bellissimo biglietto con su scritto "Io ciuf ciuf ta ciuffo, tu ciuf ciuf a ciuffi me". Come non fare colpo con un regalo del genere? Per cui, quale migliore occasione per parlarvi delle peggiori relazioni tossiche dei cartoni animati? Cos'altro vi aspettavate? Pensavate veramente che vi parlasse di qualcosa di allegro? Come cioccolatini? Mazzi di fiori? Ma assolutamente no! Il fatto che sia il tuo ragazzo non significa che possa tenerlo per te! È mio e non voglio sentire altro! No, no, lascia che parli! Questo pianeta è un vero spasso! Detto ciò, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere! Lasciate like, iscrivetevi e condividete il video a tutti i vostri amici single per fargli capire che, dopo tutto, non è poi così male! Non mi resta che augurarvi, come sempre, buona visione! Come non aprire questo video con Lois e Peter Griffin? Probabilmente la più grande relazione tossica della storia dei cartoni animati. O, almeno, la più famosa. Chiunque abbia visto questa serie animata sa che i due condividono una relazione estremamente violenta. Entrambi abusano sia fisicamente che verbalmente, non solo l'uno dell'altro, ma pure dei loro stessi figli, in particolar modo di Meg. Infatti, è proprio quest'ultima che in un episodio, perdendo completamente la pazienza, ha sottolineato quanto siano tossici i propri genitori. Non l'ho chiesto io di nascere in questa famiglia! Inoltre, Peter è spesso raffigurato come estremamente irresponsabile nelle sue decisioni, sia come genitore, sia come marito. Infatti, mette costantemente Lois in posizione di dover riparare ai danni o gestire le conseguenze delle sue azioni, creando un netto squilibrio nella dinamica di coppia e familiare. Senza parlare del fatto che Peter mostra frequentemente una mancanza di rispetto nei confronti della moglie, sia verbalmente, sia attraverso le sue azioni. Questo include pessime barzellette a sue spese, trascuratezza alle sue esigenze e sentimenti, e un generale disprezzo per le sue opinioni e desideri. Sì, questa sì che è una scivolata da serie A, ecco! La famiglia di Lois, per quanto altezzosa possa essere, ha sempre tentato di opporsi al loro matrimonio e alla loro relazione in generale. E, a pensarci bene, avevano pienamente ragione, voglio dire. Voi non vorreste qualcosa di meglio per vostra figlia di quel grosso stupido pezzo di merda che ha sposato? Ciò che rende Peter così esasperante è che non sembra preoccuparsi minimamente di quanto tratti male Lois. Ma, in fin dei conti, i due si amano. Ed è questa la cosa importante. Almeno credo. Ah, quanto è bello l'amore nell'era digitale! Ad oggi, fidanzarsi con un robot o con un'intelligenza artificiale è diventata una cosa praticamente normale. O quasi. Ma nel 1999, quando venne presentata per la prima volta la serie di SpongeBob SquarePants, non lo era per niente. Immaginate la scena, un minuscolo plankton di mare, con ambizioni più grandi della sua statura, decide non solo di fondare un ristorante fallimentare chiamato Chum Bucket, ma perfino di sposarsi con un computer costruito da lui stesso. Esatto, avete capito bene. Un computer di nome Karen, costruito con le sue minuscole manine verdi. E per non farci mancare nulla, questi due, nel corso della serie, hanno persino partorito un figlio. Come ci sono riusciti? È meglio non chiederselo. Per favore, vuoi farlo star zitto? Sebbene la relazione tra Plankton e Karen sia utilizzata principalmente per gag esilaranti in SpongeBob SquarePants, ciò non significa che sia una coppia a cui le persone dovrebbero aspirare ad essere. Infatti, Plankton è costantemente scortese con la moglie computerizzata e non apprezza praticamente nulla di ciò che lei fa per lui. Anche se Karen è sempre pronta ad aiutare il marito nei suoi piani per rubare la formula del Krabby Patty, quest'ultimo considera sempre fastidioso il suo consiglio. Le dolci attenzioni della moglie vengono ricambiate unicamente con lamentele, insulti e il classico "stai zitta donna". In pratica, Plankton è un vero e proprio alpha man. Non perdi mai l'occasione per ricordarmelo. Tu non sei una vera moglie, tu sei soltanto un computer. Ci deve essere un modo per spegnere.
Plankton non osare nemmeno! La relazione tra Beth e Jerry nella serie di Rick e Morty è comunemente percepita come problematica e per lo più tossica, una percezione che si radica in vari aspetti del loro rapporto. Innanzitutto, la loro evidente dipendenza emotiva e le numerose insicurezze alimentano una dinamica di manipolazione e comunicazione malsana, poiché entrambi cercano costantemente l'approvazione dell'altro, senza realmente affrontare i problemi di fondo. Io credo, Jerry, che il punto della questione sia che se vuoi tenerti il tuo pene, dillo chiaro e forte, io preferisco tenermi il mio pene. Beth, che razza di uomo direbbe una cosa del genere se l'universo avesse bisogno del suo pene? Beh, Jerry, che razza di moglie sarei se ti impedissi di fare quello che davvero desideri? Questo si manifesta attraverso una comunicazione inefficace, dove litigi, sarcasmo e commenti passivo-aggressivi sostituiscono un dialogo aperto e onesto, impedendo così una risoluzione costruttiva dei conflitti. E poi c'è il rispetto, o per meglio dire, la sua totale assenza. Beth e Jerry si trattano con meno considerazione di quanto Rick tratta il suo fegato dopo una notte passata a far festa. Ogni scambio tra di loro è un'occasione per dimostrare che il disprezzo è l'unico vero vincitore nella loro relazione. È come assistere due persone che giocano a ping pong con le critiche invece delle palline. Inoltre, non dimentichiamoci dell'ombra onnipresente di Rick, l'egocentrico nonno, che riesce a far sembrare i problemi di Beth e Jerry un gioco da ragazzi. La sua influenza è come aggiungere benzina al fuoco, solo che il fuoco è già un inferno e Rick è un lanciafiamme. Jerry, spero che non pensi che c'entri qualcosa io con la rottura del tuo matrimonio, perché ci sono problemi più gravi fra te e Beth da quando vi siete conosciuti. Ma, in ogni caso, probabilmente, in qualche strano, distorto modo, è proprio questo che li tiene uniti. Chi può dirlo? Come non inserire in questa lista Duncan e Courtney della serie di A Tutto Reality, la serie parodia dei reality show in stile Isola dei Famosi, ma mille volte superiore, non che ci volesse tanto. Siamo onesti. Duncan e Courtney rappresentano senza alcuna ombra di dubbio due delle figure più complesse e allo stesso tempo affascinanti del programma. Il primo fra i due, Duncan, è un delinquente che è stato perfino mandato in un carcere minorile per vandalismo, nudità pubblica, vendite illegali e svariate altre cose. È il classico cattivo ragazzo che ama prendere in giro chiunque gli stia vicino. Courtney, d'altro canto, è una giovane donna d'alta borghesia, molto competitiva, ma viziata, prepotente e talvolta anche aggressiva. Io odio, odio, odio perdere! Al verdetto ci sono voluti tutti gli anni in cui ho studiato meditazione trascendentale per mantenere la calma. Inizialmente, i due si scontrarono su come guidare la loro squadra. Tuttavia, nonostante i frequenti battibecchi, Duncan inizia a mostrare un evidente interesse per Courtney, flirtando con lei e affibbiandole affettuosi soprannomi. Sebbene Courtney affermi di non provare sentimenti per lui, col passare del tempo si affeziona, dando vita a una turbolenta relazione di amore e odio, con Courtney che tenta di manipolare Duncan, imponendo delle regole nella loro relazione, cercando di trasformarlo in qualcosa che non è a proprio vantaggio, come per esempio costringerlo a memorizzare una lista dei suoi difetti da correggere. Nonostante una prima rottura iniziale, quando inizia la terza stagione, i due sono ancora una coppia, anche se Duncan sta lentamente perdendo interesse per lei, a causa del suo essere prepotente e controllante. Allo stesso tempo, inizia a sviluppare un interesse romantico nei confronti di Gwen, con la quale tradisce Courtney. Quando quest'ultima la scopre, è furiosa e ha un crollo nervoso. Almeno la rottura con Duncan è stata una liberazione. Mi ha dato una calma inaspettata. Brutta faccia da tapiro ritardato, stupido imbecille che non sei altro! Scusa, mi dispiace. Almeno ho ancora il mio orgoglio. La loro relazione, marcata da manipolazioni, gelosie e tradimenti, li etichetta come una fra le coppie più tossiche della serie di A Tutto Reality, se non addirittura dell'intero panorama dei cartoni animati.
Come non lasciare per la conclusione del video la relazione tra Cartman e Heidi? Probabilmente la peggior relazione tossica dei cartoni animati in assoluto. Questo perché è la perfetta rappresentazione di come non deve essere trattato il proprio compagno. Ma lasciate che vi spieghi meglio. Cartman e Heidi iniziano la loro relazione durante la 20ª stagione, più precisamente nell'episodio Anime Perse, mentre entrambi attraversano un periodo di assenza dai social network. Tra i due nasce fin da subito un'ottima intesa. Inizialmente, in qualche modo, Heidi sembra perfino tirar fuori il lato buono di Cartman. Tuttavia, quest'ultimo, seppure all'apparenza possa sembrare cambiato, è il solito vecchio Cartman. Infatti, con l'inizio della 21ª stagione, finisce per manipolare psicologicamente Heidi in centinaia di modi. Non solo minaccia il suicidio se lei non torna con lui, seppur sia stato lui stesso a lasciarla, ma la tratta costantemente in maniera terribile. Pensate, in un episodio Cartman è dannatamente infastidito dal fatto che Heidi si impieghi troppo tempo a prepararsi per uscire e, per vendicarsi, pianifica una spietata vendetta. Convince Heidi a travestirsi da Gretel, mentre lui stesso si traveste da Hansel. Subito dopo la porta con sé nel bosco a tarda notte, con il fine di abbandonarla e lasciare che venga rapita da una strega, in modo da sbarazzarsi di lei. Ma non bastava lasciarla, povera bambina. Successivamente, Cartman manipola Heidi fino a farle odiare perfino gli ebrei quando Kyle cerca di farle capire la sua malvagità. Inoltre, abusa emotivamente di lei, ingannandola, facendole addirittura abbandonare la sua dieta. No, dico davvero, come si fa a dire che questo è vegano? Prova anche la salsa con il sugo d'arrosto vegano. Può essere usato anche da solo come integratore di proteine. Potrei mangiarlo tranquillamente tutti i giorni. Sì, questa salsa è davvero deliziosa. Deliziosa. Col passare degli episodi, Heidi diventa sempre più simile a lui, trasformandosi praticamente in una versione al femminile di Cartman, se non addirittura peggio. Arriva perfino al punto che Cartman si sente minacciato dalla sua sola presenza. Heidi, devi smetterla di essere così stronza. Fallo un'altra volta. Provaci. Chiamami ancora stronza. Tu ora ti comporti come una fidanzata cattiva. Proprio come immaginavo! Infine, nell'ultimo episodio della 21ª stagione, Heidi combatte con la sua coscienza interiore riguardo alla sua relazione con Eric. Dopo averlo tenuto sotto tiro con una pistola, si rende conto delle sue varie manipolazioni e, nonostante Cartman la minacci nuovamente con il suicidio, Heidi decide definitivamente di rompere con lui. Miglior scelta della vita! L'uovo dentro e Che succede qua dentro? Sì, che cosa succede? Sento muoversi qualcosa. Coccole! Ok, ok, piccola. E con questo, signori, siamo giunti alla conclusione del video. Spero ovviamente che questo speciale di San Valentino vi sia piaciuto. Ditemi nei commenti quale secondo voi è la peggiore relazione tossica dei cartoni animati. Ricordatevi ovviamente di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ho bisogno del vostro aiuto. Facciamo esplodere questo canale. Ci vediamo ad un prossimo video. Statemi bene. Alla prossima.